L'Italia in testa, la Romagna nel cuore, a Cervia, in Piazzale dei Salinari, dal 2 al 6 agosto, la festa della Lega, presentata oggi al Papette Beach direttamente da Matteo Salvini, che lancia per l'occasione come nuovo presidente della regione Lucia Borgonzoni. Ovviamente ci sono cose che funzionano bene, come in altre regioni, e cose che funzionano meno bene. Proprio oggi il Senato dovrebbe approvare la commissione d'inchiesta sulle case famiglia. Spero che sia un caso isolato quello di Bibbiano, anche se temo che non sia un caso isolato. Però. Fratelli d'Italia ha candidato Meluzzi qui in Emilia-Romagna, ha letto. Fa piacere. Però immagino che se il centrodestra deve esistere in Emilia-Romagna avrà Borgonzoni Insomma, come candidato. se i numeri contano qualcosa, vedete voi. Quindi lei spera di coalizzare attorno al nome della Borgonzoni anche Forza Italia, Fratelli d'Italia? Noi offriamo una possibilità di cambiamento alla politica, ma soprattutto ai cittadini, con una persona assolutamente in gamba che in un anno di governo si è distinta per efficacia e presenza in un settore complesso, molto presidiato dalla sinistra come quello del cinema e della cultura in generale, quindi penso che potrà ben fare in Emilia-Romagna. Lucia Borgonzoni parlerà in Piazza dei Salinari domenica 4 agosto. Tanti temi trattati da Salvini in conferenza stampa. Sono io che ringrazio la Romagna perché è da qualche anno che dà una splendida accoglienza a me, a mio figlio e a milioni di italiani e turisti stranieri. Ci sarà il prossimo candidato governatore dell'Emilia-Romagna che parlerà nei prossimi giorni, quindi per quotidiani, radio e televisioni locali sarà interessante iniziare a entrare nel merito del progetto di governo e di futuro che ha questa splendida terra, che ha già dato tanti segnali di voglia di cambiamento. Il comune di Forlì e il comune di Ferrara ne sono due modelli evidenti. In questi minuti non si ferma il lavoro di donne e uomini della Lega. Il Senato ha approvato in via definitiva, e ve lo posso dire adesso perché è notizia di pochi minuti fa, la reintroduzione dell'educazione civica come materia di studio obbligatoria sui banchi di scuola. E quindi questo è un impegno che ci eravamo presi, che è legge dello Stato da poco, così come pochi minuti fa, dopo decenni di attesa, è stata sbloccata un'arteria importante come la Asti-Cuneo in Piemonte, perché stiamo lavorando come matti da mesi per sbloccare quello che era bloccato da mesi o purtroppo da anni. A nord e soprattutto a sud c'è la Catania-Ragusa di cui si sta discutendo, c'è l'alta velocità che deve unire il paese, che adesso invece lascia diviso il paese, quindi non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo di meritarci il fatto che gli italiani ci diano fiducia, ci chiedano di governare questo paese. Quindi io sarò sabato sera a tirare le somme di un anno di governo che dal mio punto di vista non poteva essere migliore, più emozionante, più gratificante, non solo stando ai numeri, ma stando anche all'affetto che uomini e donne delle forze dell'ordine dimostrano quotidianamente non a un ministro ma a un paese, e i risultati che anche stanotte nella lotta alla mafia, la Camorra e l'Ndrangheta sono stati assolutamente esaltanti. Sto seguendo, ma ne parlerò con gli amici di Sky a breve, l'ennesima provocazione nelle acque del Mediterraneo da parte di una ONG tedesca, e stavolta c'è una novità veramente squallida, squallida e disgustosa, di cui sto raccogliendo elementi e dentro mezz'oretta dimostreremo al mondo che non abbiamo lezioni da prendere da nessuno, anzi. Alcuni di quelli che si pensano perfettini e danno lezioni al resto del mondo si comportano veramente in maniera meschina. Però noi continuiamo tranquillamente e serenamente sulla nostra linea e quindi ben contento di essere parte di questa comunità. Poi per quello che mi riguarda l'agosto sarà un agosto di lavoro, di ufficio quando necessario, ma soprattutto di gente, di piazza, di incontro, di ascolto.